Oggi vi portiamo con noi in un viaggio esplorativo al SAIE 2022, la fiera delle costruzioni, progettazione, edilizia e impianti, che si è da poco svolta a Bologna, per vedere insieme che cosa ha catturato la nostra attenzione. Come si sa, oggi anche il mondo dell'edilizia è stato investito dalla tecnologia e dalla digitalizzazione. Ecco infatti alcuni strumenti innovativi, utili per progettare, pianificare, affrontare il cantiere e lavorare in sicurezza. La frontiera dei laser scanner, ad esempio, si è evoluta e arricchita con modelli sempre più avanzati e precisi per effettuare rilievi topografici o stradali, per misurazioni di angoli e distanze in cantiere, con stazioni software sia meccaniche che robotiche, con o senza GPS, per una scansione e una restituzione di modelli 3D altamente precise, ai fini per esempio di ristrutturazioni, restauri o altre particolari lavorazioni. Anche la realtà virtuale sta prendendo sempre più piedi in edilizia per visualizzare problematiche specifiche, gestire i progetti ed effettuare revisioni congiunte di cantieri nello stesso spazio virtuale. Il vantaggio? Tutte le figure professionali coinvolte possono ritrovarsi a distanza e vedere in scala reale l'area di lavoro e le sue criticità. Eccoci infine nel padiglione dedicato alla formazione e alla sicurezza. Qui l'Istituto Professionale Edile di Bologna è stato presente con il suo stand assieme alle scuole edili di tutta Italia, che hanno potuto farsi conoscere attraverso dimostrazioni di lavoro pratico e simulazioni tecniche di training sulle macchine da cantiere. Un allestimento pensato per attrarre sì le giovani leve, ma anche per migliorare la professionalità di chi è già inserito nel settore. Professionalità, regolarità, sicurezza e formazione sono le basi di un'edilizia di qualità.